Amici di Trading Floor, buongiorno e bentornati all'appuntamento quotidiano con l'analisi tecnica dei mercati finanziari. I titoli che riprenderemo oggi per l'analisi tecnica odierna saranno i titoli dell'automotive, Ferrari ed FCA. Ma prima di ogni altra cosa passiamo all'analisi del quadro grafico del FTSE MIB con l'indice italiano che veleggia da inizio settimana all'intorno dei 21.500 punti, sempre compreso all'interno del canale laterale fra i 21.360 punti inferiormente e fra i 21.665 superiormente. All'interno di questo canale l'indice italiano ha consolidato il rialzo della scorsa settimana con le candele rialziste del 4 e del 5 maggio. In questo quadro ulteriori rialzi sopra i 21.696 punti potrebbero portare l'indice prima al confronto con la coriacea barriera di medio periodo a 21.730 punti e poi a 22.000 punti. In tal senso, gli investitori che volessero valutare un investimento long sull'indice potrebbero posizionarsi su un certificato a leva 7 con ISIN DE000HV4 a 2S9. Scopri i certificati leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Quadro tecnico ancora e in ulteriore miglioramento per il titolo Ferrari, giunto in questa settimana ai massimi storici a 78,45 euro. In questo caso è stato consolidato dunque il rialzo maturato con la candela del 4 maggio scorso, con il quale il titolo è salito per la prima volta sopra i 70 euro per azione. Fisiologica ora una fase di correzione in direzione dei 75 euro. In tal caso, gli investitori che volessero valutare strategie per cavalcare questa correzione potrebbero posizionarsi su un covered warrant put con ISIN IT00523473. La strategia avrebbe punto d'ingresso a 75,50 euro con target price un ritorno a 70 euro per completare il pullback sulla ex resistenza prima citata. Stop posizionato invece a 78,50 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Torniamo ad analizzare il quadro tecnico di FCA che dopo i rialzi maturati in novembre e dicembre dello scorso anno al momento veleggia a ridosso dei 10 euro per azione, assestando dunque il trend registrato nell'ultima frazione dell'anno passato. Chi volesse valutare strategia rialzo da implementare a partire dall'area tecnica in cui viene scambiato ora il titolo dovrebbe considerare la presenza di una resistenza di matrice dinamica ottenuta sul daily chart con i top decrescenti del 15 febbraio e 27 aprile scorso. In tal senso gli investitori potrebbero valutare un ritorno prima in area 10,70 e poi agli 11 euro, con stop posizionato sotto i minimi del mese a 9,8 euro. Chi volesse valutare questa strategia potrebbe acquistare un leva fissa per 2 con ISIN DE000HV4BMY0 con scadenza 22 giugno del 2018. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.